Vorrei provare, cioè quello che cerco di fare è una contestualizzazione della forma della maschilità tra gli uomini bangladesi in Italia, in modo particolare a Roma e in Bangladesh. E l'obiettivo, sarebbe quello di dimostrare che la virilità esibita pubblicamente, diciamo, dominant forse secondo la terminologia che abbiamo preso ieri, dipende direttamente dal valore d'uso della politica come spazio extradomestico della vita. Cioè l'ipotesi che vorrei fare è se la politica è considerata uno spazio contestabile e ambito ed è ancora vissuta come la presa della piazza, allora la violenza può essere esibita. Ma se la politica è una merce di scarso valore per uomini isolati che vivono nell'aspettativa dell'invisibilità, allora domina una epistemologia economicista, folk, della vita sociale e la violenza può essere solo subita. Questo è un po' il quadro. Il 1° luglio 2016 un gruppo di 5 o 6 giovani armati di armi da fuoco e armi da taglio entrò in un ristorante al centro di Dhaka, prese ostaggi diverse persone e alla fine ne uccise una ventina, di cui 9 erano italiani. Questo episodio, che ha portato all'attenzione di gran parte, diciamo, dei cittadini italiani, l'esplodere della violenza in Bangladesh, è in realtà l'ultimo di una lunga serie di episodi di violenza condotti con armi da taglio, in modo particolare, su cittadini bangladesi o stranieri caratterizzati in quanto portatori di differenza. Quindi erano blogger dichiaratamente atei o omosessuali dichiarati che partecipavano alla vita, diciamo, internazionale della presenza omosessuale o comunque membri anche di comunità religiose che in Bangladesh sono minoranze, come cristiani o induisti. Ne ho raccolti, ho cercato di vedere quanti sono circa una quarantina le persone, tolti diciamo i 20 del 1° luglio, le persone che sono morte in questi attacchi. Lo schema appare lineare. Per contrastare l'emergere di un mondo secolare in cui la diversità, in particolare quella femminile, la madre di tutte le diversità, potremmo dire, sia legittimata nella sfera pubblica, quella sfera viene egemonizzata da una pratica rigorosamente maschile che esclude forme alternative di pratica sociale, che riduce i blogger al silenzio, le donne nelle case e i diversi all'invisibilità. La violenza è lo strumento necessario per il conseguimento della purezza, in una sovrapposizione inestricabile di nazionalismo e integralismo che fa paradossalmente coincidere la vera appartenenza nazionale, quella che si esprime nella vita politica, con l'adesione incondizionata ad un Islam di impronta arabeggiante e comunque esterofila. Riassumendo, diciamo, il partito ombrello che sta sullo sfondo di queste azioni di violenza urbana richiede diverse cose, tra cui la segregazione rigorosa delle donne fuori dallo spazio pubblico e la riduzione all'illegalità dell'Ahmadiyya, cioè di una forma locale sul continente indiano dell'Islam. Quindi il tentativo di reintrodurre una versione
purificata, arrabbeggiante. Per essere buoni maschi, quindi in Bangladesh, bisogna incorporare un duplice sguardo revanchista. Perché? Perché questo modello purificatore di un uomo in grado di gestire con la violenza la purezza della propria identità, è un po' questo, no? Religiosa e politica, ha un duplice riferimento storico. Da un lato vi è il colonizzatore britannico e dall'altro vi è il centro arabo dell'Islam. Di fronte a questi due maschi che lo guardano, l'uomo bangladese in Bangladesh reagisce all'uno dicendo «Io non sono come tu mi hai visto», e reagisce all'altro dicendo «Io non credo nel modo in cui tu pensi che io creda». C'è un bel libro di, aspettate, di Singh, una storica indiana, vediamo, vi do il riferimento preciso. Vabbè, non lo trovo, comunque, sì. Marinalini Sinha, Colonial Masculinity, The Manly Englishman and the Effeminate Bengali in the Late 19th Century, e racconta alcuni casi giuridici secondo cui è evidente che il colonizzatore britannico non vede nell'uomo bangladese una persona sufficientemente virile. Ad esempio, sono esclusi esplicitamente dalla possibilità di entrare nell'esercito britannico. E poi ci sono alcune altre regole specifiche, i giudici che si producono nel contesto coloniale non possono giudicare i cittadini britannici, anche quelli delle colonie. Insomma, c'è un gioco molto intricato, però c'è questa immagine femminilizzante dello sguardo colonizzatore. Dall'altra parte, lo sguardo arabo sul bangladese musulmano è uno sguardo molto spesso sprezzante. Perché? Perché il bangladese musulmano è un seguace di una particolare versione impura, l'Ahmadiyya appunto, che andrebbe esclusa. E questo sguardo prende spesso la forma di un giudizio parimenti femminilizzante. Vi cerco un sms che mi ha mandato una mia studentessa qualche settimana fa, beh no, quest'estate in realtà, ormai è passato del tempo. E mi raccontava una cosa che le è successa. Vediamo se riesco a trovarlo. Vabbè, insomma, diceva durante la... Ah, mannaggia. Niente. Comunque diceva, durante Ramadan ho parlato con il mio kebabaro di fiducia, egiziano, e gli ho raccontato che insegno italiano in una scuola per stranieri di cui gli studenti sono sostanzialmente tutti uomini del Bangladesh. Questo uomo, il mio kebabaro, mi ha detto che loro, egiziani, sono veri uomini, mentre i bangladesi sono uomini con la gonna, sottintendendo che non sono abbastanza virili. Quindi anche all'interno, non c'è soltanto lo sguardo del colonizzatore bianco, anche all'interno del mondo islamico, sicuramente gli uomini del Bangladesh possono essere giudicati come scarsamente virili. E quindi la mia interpretazione è che l'uso della violenza urbana a Dhaka sia anche una reazione
a questo sguardo. È interessante però che nello stesso periodo, cioè questi omicidi per la strada sono iniziati nel 2013, nello stesso periodo più o meno a Roma un gruppo di neofascisti romani legati a Forza Nuova partiva dal quartiere Appio Latino puntando a nord verso la Casilina nei quartieri più densamente abitati da uomini del Bangladesh. Organizzavano spedizioni punitive il cui unico obiettivo era quello di aggredire fisicamente, senza motivo apparente, qualche uomo del Bangladesh. Queste aggressioni gratuite erano dette Bangla Tour e le vittime erano state selezionate perché, citato da uno degli aggressori, non reagiscono e non denunciano. Perfettamente passivi, i bangladesi sono diventati l'oggetto di quello che ha preso i contorni di un rito di iniziazione alla virilità per i rampolli del fascismo romano. Imparare a essere uomini a Roma per questi fascisti significa proteggere il territorio pubblico dalla presenza della diversità. Qui c'è una citazione che ho preso da un articolo di giornale, dal Manifesto. Le aggressioni, sostengono gli inquirenti, sono descritte come un pestaggio terapeutico e ideologico, un massacro che ti scarica i nervi e la tensione e che racchiude un credo, quello di combattere l'immigrazione. Quindi in una versione speculare di quel che succede in Bangladesh, anche qui il maschio in cerca di sé si realizza espellendo il diverso debole fuori dallo spazio pubblico. Ancora 5 minuti? Possiamo al limite accorciare il braccio? Perché mi sembra molto... La violenza diventa una forma di definizione del proprio genere e della propria fede in nome della sacra purezza del territorio. Ma mentre la costruzione attiva della maschilità bangladese in patria si concentra tutta sul politico, la costruzione passiva della sottomissione in Italia prende la forma della espressione economica. Tutti concentrati a costruire una loro carriera lavorativa che consenta di essere riconosciuti in patria come imprenditori di successo, gli uomini bangladesi devono tener duro e lavorare, abbozzare, come si dice a Roma, in nome dell'obiettivo finale che resta quello di essere riconosciuti come maschi validi in quanto bravi breadwinners, responsabili del sostentamento economico dei loro cari in patria. È per questo che accettano lo sguardo sprezzante del padrone e anche del fascista. Per questo non denunciano alla polizia, per questo non reagiscono. Ogni reazione vorrebbe dire mettersi nei guai, rischiare il lavoro, il guadagno, e quindi il canale della loro costruzione di bravi uomini in quanto uomini di successo. Meglio allora rivitalizzare l'immagine effeminata dello sguardo coloniale britannico, quello stesso sguardo che li aveva esentati dal servire nell'esercito di Sua Maestà, perché non adatti, troppo gracili, troppo effeminati. Mi rivolgo agli italiani in questa sala, che pensino un po' alla loro immagine dei bangladesi. C'è una app che si chiama Bangla di Roma, è scaricabile liberamente, è basata sostanzialmente su una mappa in cui sono identificati i posti dei bangladesi, questi negozietti aperti molto spesso 24 ore, con, se cliccate sopra, l'indirizzo esatto, l'orario di apertura e il costo della birra Peroni da 66 centilitri. Pensate, come si può dire, al valore simbolico di questo servizio, no? Il Bangla, no? Il bengalino, un altro modo con cui viene facilmente chiamato, è un fornitore di servizi a basso costo, sempre disponibile. È la versione un po' più scura e musulmana del filippino,
nell'immaginario degli stereotipi etnici in Italia. È in corso un complicato processo di segmentazione del lavoro su base etnica in Italia. Insomma, uno sa benissimo a quale gruppo nazionale rivolgersi se ha bisogno di comprare un certo tipo di sostanza stupefacente, se ha bisogno di riparare il proprio appartamento, se deve accudire la nonna o se deve avere del sesso a pagamento. Insomma, no? Cioè, c'è una chiara specializzazione su base, diciamo, etnonazionale o razziale, diciamo. E la mia impressione forte è che gli uomini del Bangladesh occupino il punto più basso della scala dei servizi. Sotto probabilmente ci sono i Rom, ma sono esclusi dai servizi, non sono fornitori di servizi. Quindi, ecco, questo sguardo è in un certo senso costruito congiuntamente, perché dico che c'è un tentativo di recuperare questa visione coloniale per funzione strategica di adattamento. E per esempio un'altra cosa, ci sono pochissimi uomini del Bangladesh coinvolti in crimini, in reati. Nel carcere di Rebibbia io sono stato capace di trovare due uomini reclusi con passaporto del Bangladesh, pur se sono una delle più grandi comunità come passaporto a Roma. O per esempio, se i primi occupanti abusivi stranieri sono famosi a Roma come quelli della Pantanella, una ex pastificio occupato per alcuni mesi nel 1990 da stranieri, tutti quanti provenienti dal sud dell'Asia, quindi tutti pakistani e bangladesi, dopo quello sgombero non si trovano più bangladesi nelle occupazioni a scopo abitativo, anche se le occupazioni a scopo abitativo a Roma hanno almeno il 60% dei loro membri, degli occupanti stranieri. Quindi c'è questa intenzionale volontà di rimanere sotto traccia, perché l'obiettivo è quello di salvaguardare la loro immagine di uomini veri in quanto bravi breadwinners che ogni mese riescono a mandare i soldi a casa. In questo apologo antropologico il finale paradossale è che non vi è proprio alcuna morale consolatoria. E sembra dobbiamo rassegnarci come abitanti dello spazio urbano a convivere con questa odiosa alternativa tra una violenza subita in nome della fallocrazia del mercato e una esibita in nome della fallocrazia della fede. In entrambi i casi, la violenza della città richiede ancora molto lavoro analitico sulla sua costruzione di genere, sul rapporto insomma tra dimensione spaziale, dove siamo, dove abitiamo, e dimensione identitaria, chi siamo, chi sono. Grazie. Siamo tutte e tutti molto felici di che tu sia riuscita a raggiungerci, perché è stato un intervento veramente molto interessante. E allora, domande per questo ultimo intervento, poi Stefano, se ci tanto a che ora dovremmo cominciare nel pomeriggio? 3:30? Alle 3? Ah, ok. Facciamo veloce. Ok. Domande? Io avrei un commento per Piero, infatti mi interessava proprio il discorso di selezione del discorso coloniale, no? Perché comunque il discorso coloniale britannico con l'impero era sempre proprio di effemminizzare, no? L'indiano o il Bangladesh, insomma, il colonizzare, dipende qual indiano. Esatto. Bisogna fare esatto, c'era l'effeminato, ma c'era anche l'aggressore delle donne, insomma la parte importante della colonizzazione come giustificante era proprio salviamo le donne scure, no? Dagli uomini scuri, perché sono violenti, perché sono, quindi c'è questa innata inciviltà, violenza, quindi è comunque un discorso esatto, anche molto localizzato, selettivo, di come si mobilizza poi, ecco, all'interno. Però no, come commento appunto, mi interessava proprio come...
perché abbia raccolto Piero domande, poi allora da quello che so, tu come sai conosco bene Francesco Della Puppa, che studia la stessa comunità etnica nazionale però al nord, no? Abbiamo Londra, Roma, Vicenza come le tre grandi capitali della migrazione dal Bangladesh all'Italia, all'Europa, Londra. E mi chiedevo se tu hai traccia di studi condotti nelle Bangladown britanniche ci facciano vedere come, oltre alla fallocrazia del mercato e la fallocrazia della religione, ci sia anche la fallocrazia di classe. Perché io sono un grande avido lettore di Irving Welsh, no? Che ci racconta l'uso della violenza per celebrare la mascolinità in Scozia, in questo caso, no? Per cui i tifosi delle squadre di Edimburgo che cercano lo scontro violento di strada con i tifosi dei Glasgow Rangers o dei proprio per dire noi siamo maschi, i maschi fanno questo. E mi chiedevo se la comunità bangla è coinvolta là in questo tipo di uso della violenza per affermare la maschilità di classe. Altre domande? Dani, intanto ti pregherei di andare. Grazie. No, le chiedevo questa cosa qui, no, relativamente diciamo alle diverse migrazioni. Adesso lei ha fatto riferimento ad una particolare che sicuramente ha rilievo in alcune città più che in altre. Non le conosco se non talvolta come uno che va in questi negozi e compra senza saperli distinguere bene tra una e l'altra. Questo fatto qua, le chiedevo se ha informazioni anche su altri, al limite che hanno anche più rilievo quantitativo in Italia, perché il fatto di manifestare una mascherità anche tradizionale o comunque secondo alcuni schemi che lei prima ha detto, adesso forse non ho seguito completamente l'intervento e mi scuso, laddove si parlava di quella italiana, di quelli che hanno fatto l'assalto e fanno gli assalti e di loro che si sono difesi o comunque affermano alcune cose, le chiedevo se anche in altri, in fin dei conti, ad esempio il fatto che il maschile, l'uomo, al di là del discorso della violenza, sia il breadwinner, cioè il lavoratore capace e che ha determinate caratteristiche all'interno della famiglia, indipendentemente, trasversale anche rispetto a diverse religioni, se è un aspetto ad esempio che lei ha rilevato qualora abbia avuto studi o condotto studi oppure avuto rapporti con altri tipi di immigrazioni in Italia sotto il profilo del maschile, perché è un aspetto ad esempio che per quello che uno può verificare è sicuramente molto presente, ma non soltanto, io credo è stato presente molto anche nei nostri uomini, cioè voglio dire indipendentemente da altre dimensioni, l'aspetto di essere quello che nella famiglia è stato grande lavoratore, capace e anche quello che ha fornito i beni, i denari per la sopravvivenza degli altri, indipendentemente da altri discorsi di potere, eccetera, che conosciamo, è un aspetto che è stato molto potente nella costruzione delle mascolinità, anche di lavoratori, operaie, e quindi quanto è trasversale su più fronti, sia di italiani come anche di stranieri. Possiamo chiudere?